Buongiorno ai nostri lettori, bentrovati alle nostre Flash News. Oggi è il giorno di Inter-Napoli, gara importante per comprendere le ambizioni della squadra di Gattuso al vertice della classifica, big match, insomma, tra gli ultimi dell'anno solare azzurro, quindi fondamentale per capire anche fin dove potrà spingersi la squadra azzurra. E secondo la nostra probabile formazione, Gattuso schiererà Ospina tra i pali, mentre in difesa la coppia inossidabile sarà Manolas Koulibaly, sulle fasce ancora Di Lorenzo e Mario Rui, mentre a centrocampo ci sarà Bakayoko e in questo momento Demme sembra essere favorito su Fabian. Lo spagnolo infatti nelle ultime settimane non è stato al meglio della condizione. In avanti invece Zielinski coprirà le spalle di Mertens, mentre sugli esterni avremo Insigne e Lozano, quindi un po' la formazione ideale. Mancherà ancora una volta Victor Osimhen, anche ieri a assente dalla lista dei convocati, ma in realtà il nigeriano non è più a Napoli. Il calciatore infatti ha lasciato la città per circa 10 giorni e in Belgio, dove è in una clinica praticamente specialistica per svolgere le terapie sia di mattina che di pomeriggio per la ripresa dell'infortunio alla spalla. Molto difficile che ci sarà contro il Torino, ultima gara dell'anno. Molto più probabilmente lo rivedremo in campo direttamente a gennaio, in occasione di Cagliari-Napoli in programma il prossimo 3 gennaio e insomma al 100% della condizione in occasione della sfida di Supercoppa contro la Juventus. Questi sono i pronostici, poiché insomma il dolore purtroppo è ancora forte per il calciatore nigeriano, che ha bisogno di tempi di ripresa un po' più lunghi. Infine a gennaio ci sarà anche un evento piuttosto importante nel corso della stagione sportiva, vale a dire il calciomercato invernale, e si deciderà il futuro di Arek Milik. Il suo tempo a Napoli chiaramente si è concluso. Il problema principale per posizionarlo è la richiesta elevata di ingaggio, circa 4,5 milioni di euro netti, più insomma un progetto tecnico del quale Milik vuole essere protagonista. Ciò rende difficile la sistemazione altrove. C'è l'Inter sulle tracce del polacco, ma bisognerà attendere, poiché insomma non intende sborsare cifre folli. Ancora possibile lo scambio con Vesino, ma molto dipenderà anche dalle intenzioni del Napoli. Per l'Inter l'uruguaiano è un esubero, ma insomma bisogna capire se il Napoli sarà disposto a una controffensiva di modo tale da concludere lo scambio. Per oggi è tutto, ci vediamo domani, buona partita.